eccoci qua. Ciao a tutti, io mi chiamo Chiara, ho 21 anni, vivo in provincia di Modena e niente, sono qua perché voglio creare un mio canale, voglio poter avere uno spazio all'interno del web per poter esprimere quella che sono, per poter esprimere me stessa, tutti i miei valori, le mie ambizioni e sogni e caratteristiche. E il mio obiettivo qua è quello di poter essere per voi una sorta di una fonte di ispirazione. Premetto, io non sono assolutamente nessuno, cioè non ho nessun titolo per essere qui a parlare e a dire a voi che cosa fare o che cosa pensare. Io sono qua semplicemente perché voglio essere me stessa, voglio poter aiutare chi ha bisogno in questo momento, chi sente di voler cambiare la propria vita, e quindi vorrei che questo canale fosse per voi uno spazio in cui vi sentite a casa, vi sentite a vostro agio, in cui mettete in campo tutte le vostre paure e preoccupazioni. E vorrei creare una sorta di comunità virtuale, in cui essere tutti insieme un'unica forza, un unico motore di verso appunto un mondo a mio avviso migliore. Vorrei creare questo canale perché sento che è arrivato il momento di mostrarmi e di parlare a voi, perché sento proprio come se fossi venuta qui perché ho un obiettivo, e il mio obiettivo è quello di ispirarvi, essere una fonte di ispirazione per voi. Io ora mi presento meglio, amo cantare, infatti ho un altro canale YouTube dal nome Perla Madonna, simpatico, ma ho deciso di creare anche questo canale perché amo gli argomenti di crescita personale, di psicologia, amo trasmettere emozioni, amo poter essere di aiuto per gli altri. Scusate, ma è il mio cane che russa. Senti? Senti? Bravo. Ok, scusate. Piccola interruzione, vabbè. E come potete vedere sono molto emozionata. Non sono abituata ovviamente a parlare di fronte a un obiettivo e a una telecamera, che in realtà è una fotocamera, vabbè. Comunque, voglio dire brevemente, scusate, selfie, grazie, ok, voglio parlarvi brevemente di quelli che sono i miei valori, in modo che voi possiate poi trovare un punto di incontro con me, appunto con i miei valori. Allora, io fondamentalmente amo la libertà, ho un ideale, il mio ideale è quello di creare un mondo in cui ognuno di noi è libero di essere quello che è, libero di fare quello che si sente di fare, e il mio obiettivo è quello di creare tutti assieme questo ideale di mondo. So che è un mondo che può sembrare davvero un sogno,
però io penso che si possa fare. E questo mio ideale, questo mio valore è un valore che sento molto forte dentro di me e penso proprio che ci siano anche altre persone che condividono questo. La libertà è, penso che sia una delle cose più belle, uno degli obiettivi di vita più belli che esista in questo mondo. Poi un altro valore è il valore della felicità e amo sorridere, amo la vita, amo tutto quello che è natura e amo le piccole cose, amo l'acqua che bevo, amo i colori di questo universo, amo tutto quello che possiamo vedere, che possiamo sentire, assaporare, toccare. Amo la vita, sono grata per tutto quello che ho e penso che uno dei primi passi per creare anche la vita dei propri sogni sia proprio quello di partire dalla semplicità, partire dalle cose che abbiamo, partire dalle cose che tutti i giorni possediamo, abbiamo. E penso proprio che la semplicità sia uno dei valori più importanti. Altro valore è la compassione e l'empatia. Compassione e empatia penso che vadano di pari passo, perché l'empatia è appunto l'arte di mettersi nei panni dell'altro e penso che purtroppo in questo ultimo periodo soprattutto stiamo assistendo proprio ad una società in cui ognuno pensa sempre di più a se stesso in modo egoistico e penso che... Scusate. Senti, amore? Penso che mettersi nei panni dell'altro sia diventato un valore davvero di notevole importanza. Quindi capire le emozioni dell'altro, capire le sensazioni, capire il perché si comporta in un determinato modo. E quindi di conseguenza provare compassione, l'arte della compassione, cioè l'arte di saper mettersi nei panni dell'altro e trovare quindi un punto di incontro. E poi altro valore penso che sia l'amore. L'amore è il motore, è la forza, è il motore che guida ogni nostra azione, ogni nostro pensiero, ogni nostra percezione e sensazione. L'amore è qualcosa di magnifico, cioè è una vibrazione che è in grado di dissolvere qualsiasi paura, qualsiasi timore, qualsiasi credenza. È un motore che è la forza di questo universo. È davvero il fine ultimo, è l'unica via che ci porta davvero alla felicità, che ci porta davvero alla libertà. Quindi ecco, questi sono i miei valori e creo questo canale appunto per parlare con voi di questi argomenti, quindi argomenti di crescita personale, di psicologia. E a me fondamentalmente ha sempre appassionato la psicologia, infatti ho frequentato le superiori al liceo delle scienze umane, che appunto tratta principalmente di argomenti di psicologia, sociologia, quindi mi affascina molto questa sfera, ma
e amo anche la sfera dell'alimentazione e quindi mi piacerebbe anche magari parlare con voi di questo argomento. Quindi questo è tutto per questo video e spero magari nel prossimo video di essere un po' più sciolta e voglio vedere come va, voglio vedere insomma cosa posso creare. E quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e vi mando un saluto e un abbraccio.